parzialmente d'accordo con lei, ecco, non sono d'accordo sulla sua arroganza istituzionale e velocità istituzionale di cui si è parlato, perché ribadisco, per una volta, proprio io assolutamente ci mancherebbe, ce ne vuole per offendermi, però tengo a precisare, Regione Lombardia in questa partita, stranamente, perché generalmente siamo sempre avanti, anzi a volte dico anch'io forse siamo troppo avanti a volte, questa volta siamo arrivati tra gli ultimi, non so quali altre regioni debbano ancora adeguarsi alla 380. Ma la risposta me la dà l'ingegnere? La risposta su che cosa? Cosa vuol dire certificato? Beh, quella gliela potrebbe dare un giurista, no? Non un ingegnere, credo. Io dal 10 di aprile ho le pratiche, cosa faccio? Mi scusi, posso inserirmi in questi termini? Perché ogni tanto anche noi veniamo in ostaggio di queste richieste di definizioni. Allora, se le definizioni sono state introdotte dalle norme statali, allora noi facciamo un bel quesito allo Stato, il quale ha emanato la norma, e gli dice: adesso mi spieghi che cos'è la certificazione, primo. Secondo, altri temi di questo genere noi ci troviamo, perché un altro a caso che a noi assilla spesso è: che ditemi qual è la differenza, noi facciamo la legge 33, quindi non facciamo edilizia eccetera, ma ci dicono qual è la differenza tra sopraelevazione e recupero del sottotetto. Ma non te lo posso dire io qual è la differenza quando ci sono delle norme statali che, se sono oscure loro da questo punto di vista o non sono completamente chiare, non è che possiamo prendere insieme noi un'interpretazione che ci fa tutto sommato comodo a tutti, perché io ce l'avrei anche un'idea buona, però non mi arrischierei mai a dire alla gente di fare come la penso io. Allora a quel punto lì chiediamo un chiarimento sulle norme dello Stato, gli diciamo: ci puoi dire una volta per tutte qual è la differenza dal punto di vista concreto tra la sopraelevazione e il recupero del sottotetto? Ma noi non lo possiamo fare se non abbiamo, possiamo fare la proposta, questo sì. Ma, scusi, ci sono le NTC, l'articolo 8.4 delle NTC che parlano chiaro di quelle che sono le sopraelevazioni. E bastava evocare, ma secondo per molta gente non lo è, perché poi tutti interpretano. Ecco, ma guardi, da una telefonata che è stata fatta all'ufficio regionale sottoponendo preventivamente una richiesta di parere riguardo ad una sopraelevazione e richiamando le NTC del 2008, ci è stato detto: ma secondo lei, se questa non è una sopraelevazione? Ma questa cosa avrebbe potuto tranquillamente dirmela chiunque. Ecco, è il non entrare nel merito di quello che è il concetto di sopraelevazione dal punto di vista strutturale, come chiaramente ha esplicitato l'ingegnere poc'anzi, mi sembrava quantomeno doveroso, ma quantomeno doveroso eventualmente anche stilare un atto di indirizzo con delle linee guida prima di buttare questa DGR senza nessun tipo di indicazione. L'altra domanda invece che vorrei sottoporre a Radaelli è se avete eventualmente approfondito il tema della legittimità di questo conferimento ai comuni di funzioni, perché la 380, al contrario di altre leggi e normative, la 380 non esplicita questa facoltà che viene data alle regioni di demandare queste funzioni ai comuni. Ecco, poi se volete ritornare sul tema di sopraelevazione con l'ultima cosa, all'interno della legge non si ravvisa la differenza tra la zona 3 e la zona 4, anche durante gli esposti nessuno ha mai differenziato 3 e 4, viene sempre, quindi cosa abbiamo zonato in maniera differente a fare, scusate, lasciavamo zona 3 per tutti ed era finita lì. Allora, riguardo zona 3 e zona 4 posso dire che ci sono, non discendo dalla legge regionale 33 ma da altri tipi di norme, alcune piccole differenze. La normativa non fa distinzione tra 3 e 4, cioè le tratta esattamente come se fosse un'unica zona. È la stessa cosa per la legge regionale 33, è corretto quello che dice, non ci sono differenti tipi di adempimenti. E è un approccio che dal mio punto di vista
è chiaro, è un peso per chi è in comune in zona 4 dover adempiere e assolvere a questi compiti. Per quello che ho cercato di spiegare prima, però, a mio avviso, che non sono di Regione Lombardia, quindi lungi da me difendere chiunque, dal punto di vista di un'ingegneria sismico è sbagliato abbandonare la zona 4 a una non vigilanza, perché proprio nel difetto di vigilanza, di controllo e di normazione delle zone bassa sismicità che si è creato quel deficit di protezione di cui le parlavo. La zona 4 ha qualche vantaggio rispetto alla zona 3, però in altri tipi di adempimenti non derivano da questa legge. C'è la possibilità di fare progettazioni semplificate, anche se sono talmente anacronistiche che spero nessuno le faccia più. C'è qualche cosa nelle analisi di microzonazione sismica che li differenzia e poco altro. Ecco. Riguardo la sopraelevazione, mi permetto di dire una cosa, visto che l'assessore prima ha giustamente suggerito di rivedere il DPR 380, di farsi promotore di questo. Se io potessi parlare da ingegnere, chiederei di eliminare il concetto di sopraelevazione. Cioè, la sopraelevazione a me sembra una che il DPR fa proprio, perché viene dal DPR, anzi, se posso anche qui dire una cosa, è chiaro il tentativo della legge regionale 33 di, diciamo, declinare degli oneri che sempre meno gravi man mano si passi dalla zona ad alta sismicità alle zone bassa, almeno nei due sottoinsiemi, alta e bassa. Non ha potuto farlo sulla certificazione perché lì parla chiaro il DPR 380. Ed è evidente, uno legge la legge regionale 33 e sembra e nota un paradosso, cioè che io mi trovo in zona 3 o in zona 4 a dover fare qualcosa di peggio di un'autorizzazione sismica, cioè di dover fare una certificazione, la sopraelevazione, che uno in zona 2 non fa. Non è un paradosso della 33, ma deriva da come è impostato il DPR 380. La sopraelevazione è un concetto che secondo me va assorbito in concetti più generali ingegneristici di adeguamento o sismico o miglioramento sismico. Quindi andrebbe tolta dalle norme sulla sicurezza sismica. Purtroppo è stata anche non particolarmente fortunata, perché nel 2001 l'hanno inserita, c'era nella normativa precedente dell'84, quindi è un retaggio che ci portiamo dietro, ma perché ci portiamo dietro sul territorio effettivamente dei comportamenti non particolarmente sani che della sopraelevazione hanno fatto, che con la sopraelevazione hanno fatto degli scempi. Ricorderete che due anni dopo, il 2001, quando è uscito il DPR, c'è stato il crollo di quella scuola San Giuliano di Puglia, che era stata sopraelevata in cemento armato su muratura fatiscente, è crollata, purtroppo ha ucciso un'intera classe di bambini e la maestra. E il sindaco credo che sia stato condannato in giudicato, oltre ad aver perso i figli, responsabile di aver consentito quella sopraelevazione. Quindi l'attenzione, ci sta che la normativa preveda un'attenzione alla sopraelevazione, ma ormai è superata, ci sono gli strumenti perché gli ingegneri lavorino correttamente, a prescindere che sia una sopraelevazione e un ampliamento. Questo è un parere personale. Per quanto riguarda la legittimità, è ovvio che tutte le leggi regionali, se qualcuno le contesta, vanno impugnate. La 33 non mi risulta che è stata impugnata al presupposto di legittimità. È un fatto che diverse regioni hanno agito in un modo diverso. Alcune addirittura su sollecitazione dei comuni che hanno voluto questa responsabilità, questa decisione. Non faccio il nome della regione. Altre regioni invece hanno istituito delle strutture tecniche di supporto, addirittura dove validano e si fanno anche pagare le prestazioni con un calcolo a metro quadro, metro cubo. Mi sono dilettato ieri sera andare a vedere un po' sulla rete di questi dati, anche i nostri cugini del Piemonte fanno questo. Quindi perché no? È un discorso di monitoraggio che facciamo sull'applicazione pratica della legge. Se vediamo che poi nella pratica c'è una difficoltà, come immagino per tante amministrazioni di piccole dimensioni, se riusciamo in sinergia decidere di formare un supporto tecnico che poi bypassa anche probabilmente il discorso dell'impedimento diciamo così ragionieristico, sì, del patto di stabilità, potrebbe essere una soluzione che portiamo avanti, ovviamente pagando, perché abbiamo capito. Ecco, dottore, mi scusi, noi siamo in procinto, un po' di comuni ho sentito, stiamo in procinto di deliberare delle tariffe.
e pertanto poi far ricadere questo costo ulteriormente sul committente, che nei comuni piccoli il committente è la signora Maria, ed è un ulteriore costo che va a cadere a cascata poi sul committente finale. Istruttoria, come costo di istruttoria, dice. Di istruttoria, sì, perché logicamente ci dobbiamo avvalere di un consulente esterno, dobbiamo pagarlo e poi per giro di bilancio dobbiamo poi andare a richiedere indirizzi di segreteria. Non so se legittimo o non legittimo, perché poi sentivo anche... Sì, è legittimo fin quando qualcuno non poi non impugna e comunque fa una causa, però per esempio sussiste il problema sul discorso dei controlli, perché lì c'è il proponente che fa la richiesta, quindi c'è un soggetto a cui tra virgolette pensare di addossare delle spese, ma i controlli invece quelli sono dei costi puri se uno deve avvalersi di professionalità, quindi è tutto un tema rispetto a quello che secondo me noi arriviamo in ritardo, abbiamo la fortuna anche in questo caso di guardare cosa hanno fatto gli altri prima di noi. Se il modello è quello di dare un supporto ai comuni, ANCI non avrà remore a chiederlo ufficialmente, quindi alla fine, al termine di questo periodo di monitoraggio, poi ovviamente le decisioni saranno politiche tra virgolette, ma purtroppo anche economiche, perché il discorso è a doppio filo legato. Ci sono altri interventi? Sì, buongiorno. Se posso? Comune di Brescia, buongiorno. Avevo alcune domande da fare. Allora, innanzitutto volevo sapere se la commissione regionale è già pronta, operativa, nominata, perché mi sembra prima dell'estate avevate fatto il bando per le nomine, per cui mi riferisco in particolare all'esigenza per i comuni del parere obbligatorio per le opere pubbliche del comune. E un'altra domanda, volevo chiedere se Regione Lombardia era intenzionata a pensare a opere minimali da sottrarre all'autorizzazione sismica nei comuni di classe 2, cosa che adesso non c'è, quindi anche per opere minimali bisogna chiedere l'autorizzazione. Poi volevo chiedere per le autorizzazioni temporanee o precarie, nella delibera e nella legge non c'è nessun riferimento all'esclusione dall'autorizzazione sismica per le opere temporanee. Volevo capire se era corretto quindi l'interpretazione di sottoporre autorizzazione sismica anche le opere con struttura, tensostrutture, tendoni e con che limiti, perché ovviamente un'opera precaria che rimane 6 mesi è un conto, il tendone del circo che rimane 2 settimane è un altro discorso. Ecco. Grazie. Se posso io partirei dalle domande più facili. Allora, la Commissione regionale stiamo proprio in questi giorni, la stiamo costituendo, abbiamo appena costituito il gruppo, diciamo il gruppo di lavoro che dovrà fare la selezione, per cui io penso che entro una ventina di giorni al massimo sarà costituita e sarà pienamente efficace. Per quanto riguarda le opere minimali che possono essere incluse in un elenco ulteriore, stiamo anche qui facendo un ragionamento, se avete dei suggerimenti, se volete mandarci... Però non l'avete escluso in partenza, cioè ci state ragionando, insomma. Ci stiamo ragionando su questo tema, perché come dire, a parte quelle esclusioni di quell'elenco che avevamo già nella legge, per il resto stiamo pensando. E un'altra cosa invece, per quanto riguarda le autorizzazioni temporanee, è vero, non se ne parla e lei ha toccato un tema molto interessante che dovremmo prendere un pochettino tutti in considerazione per dare anche qualche chiarimento, perché vede, queste opere temporanee non è tanto la filosofia della legge, siccome è quella di andare a prevenire il rischio. E anche lì non è che mi può andare a distinguere tanto il fatto che ci stia 6 mesi, 1 mese, 2 mesi, ma qual è l'impatto dal punto di vista strutturale di questa, appunto, di quest'opera.
come, una come il discorso delle recinzioni, mi dice, ah, una recinzione che cos'è? Certo, se è una recinzione in rete con quattro paletti che se anche viene giù non succede niente dal punto di vista strutturale, dice pazienza, va bene, non c'è bisogno. Ma se per recinzione comincio a fare un'opera che per quanto temporanea comincia ad avere delle strutture magari semifisse che in caso di terremoto può andare effettivamente a creare dei danni a persone o cose, ci devo stare un pochino più attento. E la difficoltà di tutta questa legge, che è di comunque del 380 e di tutto quello che comporta la zonazione sismica e tutto il tema della sismica, è quella della prevenzione del rischio. Quindi non è una questione di dimensioni, una questione di tempo, una questione di come io la chiamo, che effettivamente noi dovremmo andare a vedere, ma di quello che comporta dal punto di vista strutturale in caso di sisma, qual è il danno che può provocare. Ciò premesso, possiamo benissimo lavorare insieme anche questo per farci un ragionamento, per andare a chiarire, ripeto, su questa legge e su queste linee guida abbiamo scritto chiaramente che l'approvazione era comunque guidata da una fase di monitoraggio che entro la fine dell'anno avrebbe rivisto un attimino delle cose che posso. I suggerimenti sono già in un elenco che stiamo scrivendo e che bene o male a novembre sicuramente avremo già chiarito, ma soprattutto si deve arricchire di quelle che sono le vostre osservazioni e di quello che voi avete praticamente sperimentato fino ad ora, perché anche per noi è così. Quando ci arriva il quesito al quale non sappiamo rispondere, perché capita, allora anche noi prendiamo nota. Allora cerchiamo di capire da altri, dalle altre regioni, come li hanno gestiti, come le stanno gestendo, se è un problema solo per noi e allora troviamo un sistema per risolverlo noi, se è un problema per tutti cerchiamo di andare a risolverlo a livello più alto di noi. Ci sono altri interventi? Quindi se non ci sono altri interventi... Ah, forse c'è la dottoressa. Prego. La posizione della regione rispetto a quello dell'ingegnere, si capisce chiaramente se è un valore la protezione sismica dei cittadini oppure se è un mero atto burocratico, perché abbiamo avuto due atteggiamenti completamente diversi. Se per la regione la protezione sismica dei propri cittadini deve stare molto attento, portare un'attenzione, un approfondimento a chi delega queste competenze, perché se le delega a un incapace, che sarei io, è difficile raggiungere l'obiettivo, per cui bisogna, e io ringrazio molto l'ANCI insieme alla regione, che trovino un supporto a quegli uffici tecnici che non hanno una professionalità. Al di là dei costi, il cittadino li sopporta i costi se di mezzo c'è la propria sicurezza, per cui è proprio un atteggiamento di responsabilità. L'ultimo terremoto, ma un paesino vicino al mio, non più tardi di un mese fa, è crollato un edificio. Non c'è stato un evento sismico, l'edificio è crollato fortunatamente di lunedì e non di domenica, altrimenti ci sarebbe stato probabilmente un evento con delle vite perse. Vediamo che anche minimi interventi, che a volte non vengono proprio valutati dal tecnico comunale, l'aspetto della sicurezza, l'aspetto della staticità. A Roma, a seguito di una presentazione di una semplice scia, hanno abbattuto due pareti e un piano è completamente crollato. Per cui è necessario, se la sicurezza è un valore, che gli uffici tecnici vengano supportati. Dal punto di vista burocratico devono essere istruiti, non bastano queste relazioni. Mi fa piacere, la Regione ha cambiato leggermente atteggiamento rispetto all'incontro che abbiamo avuto a Brescia, dove io ho partecipato, e lì erano agguerriti. Ai comuni compete questo, punto. Oggi sinceramente li vedo molto più collaborativi e dico la sicurezza deve essere un valore per tutti. Ha un costo, anche la non sicurezza ha un costo molto superiore, per cui mi fa molto piacere come ha affrontato l'ingegner Dossena, perché secondo me si è capito chiaramente che un professionista costa molto meno rispetto al non professionista. Grazie. Io chiuderei l'incontro con
come dire, un impegno, che è quello ancora appunto di collaborare con Regione per la stesura di eventuali correttivi piuttosto che elenchi esclusivi, magari soprattutto chiedere in particolare una cosa, con la possibilità almeno quella di potere, laddove ci sono le volontà politiche ovviamente, di associare almeno su questa funzione gli uffici tecnici, perché forse più comuni messi insieme possono pensare di risolvere questo problema in un modo un po' più, diciamo, concreto e con dei professionisti adeguati. Grazie a tutti, arrivederci e buongiorno.